stata ancora una volta una manifestazione ricca di suggestione e partecipazione, quella che ha coinvolto la ridente cittadina di Porto Azzurro nei tradizionali festeggiamenti della Madonna del Monserrato. Una tre giorni iniziata venerdì scorso e caratterizzata da cortei in costume di evocazioni storiche, ma anche da momenti di preghiera e raccoglimento, insieme a momenti di spettacolo e puro divertimento. Un vero e proprio insieme di colori ed emozioni che hanno intrattenuto cittadini e visitatori in una manifestazione tutta da scoprire. E proprio venerdì sera hanno avuto inizio i riti e gli eventi con il raccoglimento in preghiera all'interno dell'antica chiesa della Madonna del Monserrato. L'adorazione alla Madonna e la recita del Rosario si sono protratti sino alla giornata di domenica con tanta partecipazione dei fedeli. Sabato, dopo la Santa Messa delle 21.30, l'arrivo del corteo storico in costume che ha accompagnato la sacra immagine della Madonna per le vie del paese. Un'immagine portata dagli spagnoli nell'antico porto Longone nel 1600. Dopo le 23 l'atteso appuntamento con i fuochi d'artificio che hanno fatto stare con il naso all'insù per circa un'ora migliaia di persone. La manifestazione è perfettamente riuscita e non ha deluso le aspettative del popolo, dei fedeli e dei vacanzieri che hanno potuto così riscoprire il gusto del passato e delle antiche tradizioni locali.